Da giorni non si avevano sue notizie. È stato trovato morto in un lago di sangue. Potrebbe trattarsi di un omicidio. La macabra scoperta è stata fatta intorno all'una della notte tra sabato e domenica dai vigili del fuoco in un appartamento di Castiglione di Cervia. La vittima, un 43enne di origini pugliesi, domiciliato nel mio locale, era stato visto l'ultima volta martedì sera. L'uomo si era recato in un bar della zona per vedere la partita di Champions della Juventus. Nei giorni successivi non si era più fatto vedere, così il proprietario dell'appartamento ha deciso insieme ad alcuni amici di andare a controllare se gli fosse accaduto qualcosa, ma la casa risultava inaccessibile visto che all'interno della porta era infilata la chiave. Il gruppo ha quindi chiamato i vigili del fuoco che, una volta giunti sul posto, hanno forzato la serratura trovando il corpo della vittima martoriato sul divano. L'ipotesi più accreditata sembra quella dell'omicidio. Sul corpo sarebbero presenti segni di pestaggio con calci e pugni, ma si battono tutte le piste. Oltre ai carabinieri provinciali, è arrivato nell'appartamento anche il PM Bartolozzi per cercare di ricostruire la dinamica della tragedia insieme al medico legale. Secondo le prime informazioni, il 43enne sarebbe stato ospitato dal proprietario della casa, suo conoscente, da qualche giorno.